Allora, intanto buongiorno a tutti. Siamo qui purtroppo dopo sole tre partite a presentare un avvicendamento sulla panchina della Tina Calcio. Questo è un fatto speciale per due ordini di motivi, perché in primis vuol dire che soltanto dopo due mesi si va a sconfessare un progetto che è iniziato nel mese di luglio e che oggi è terminato. Di conseguenza è evidente che la società, e siamo qui, si assume quelle che sono le proprie responsabilità rispetto a scelte che sono state fatte nel mese di luglio. Detto questo, però, sono cose che chi sta nel calcio sa che possono accadere, sa che quando si sceglie pensando di fare la scelta giusta, ma si sceglie anche pensando e mettendo in preventivo che le cose possono essere errate. Io credo che, visto i due mesi di percorso fatti insieme al mister Oteri, noi non pensiamo che la scelta sia stata negativa sull'aspetto tecnico dell'allenatore, ma io credo che una serie di componenti ambientali e non solo abbiano fatto fallire questo progetto. Detto questo, però, abbiamo detto che bisogna andare avanti. Abbiamo l'obiettivo, che è quello della salvezza in questo campionato di Serie B. La società sta con tutte le sue forze cercando di, e lo ha dimostrato in sede di campagna acquisti, sta cercando con tutte le proprie forze di trovare le migliori soluzioni affinché questo obiettivo sia perseguibile. Credo che nessuno dei presenti, ma nessuno in città, possa dire che questa società abbia lesinato risorse o abbia lesinato sforzi o abbia lesinato volontà al fine di arrivare a questo obiettivo, e questo penso lo possiamo dire a gran voce. La società, è ovvio che fa le proprie scelte, è facile venire qui dinanzi a voi quando si fanno delle scelte come quelle dello scorso anno o degli anni passati che hanno portato a delle vittorie, ma fa anche delle scelte come in questo caso come abbiamo fatto e che si possono essere reputate scelte azzeccate o scelte non azzeccate. Questo riguardo l'allenatore, questo riguardo a qualche calciatore che qualcuno ha mugugnato perché non fa più parte del nostro progetto, però il calcio, l'ho detto già qualche volta quest'estate, è uno sport che a un certo punto ti impone di fare delle scelte e mai e poi mai un dirigente deve pensare a fare delle scelte tenendo presente quelli che sono il sentimento, il cuore, ma deve fare delle scelte che sono dettate dalla razza. E allora la razza ti porta a fare delle scelte che a volte possono essere giuste e a volte possono essere sbagliate. In questa settimana, in questi 5 giorni, con la nostra volontà, con la nostra voglia, ci siamo messi a lavorare tutti quanti. E quando lo dico tutti quanti, ci siamo messi io, Paola, Fabrizio, Gianfranco e Mauro, che siamo poi coloro che cerca di prendere questo tipo di decisione, che cerca di fare questo tipo di scelte. Ci siamo messi a lavorare sì da domenica sera, perché da domenica sera avevamo capito che qualcosa si era rotto, che le cose non andavano, e quindi abbiamo cercato di trovare quella che fosse la miglior soluzione sulla panchina del Latina. Ci siamo convinti poi lunedì nel corso della giornata, martedì nel corso della giornata, dopo un ultimo colloquio con Oteri, che effettivamente non c'erano per quanto ci riguarda i presupposti per poter andare avanti, e quindi abbiamo cominciato a sondare quelli che erano i possibili allenatori che potevano rispondere ad un identikit che facesse pensare ad una figura che sia in grado di poter salvare il Latina Calcio. Abbiamo sentito allenatori di nome, abbiamo sentito allenatori che hanno un nome non altisonante, non abbiamo pensato di prendere un allenatore piuttosto che un altro guardando al portafoglio, assolutamente no. Questa società prende le decisioni in massima condivisione,
nel senso che io, Paola, Fabrizio, può essere che questa sera siamo a cena insieme non per parlare di calcio, ma semplicemente per parlare di una cena conviviale, perché siamo amici, fuori da Latina Calcio, siamo amici fuori dal campo, perché non ci siamo conosciuti nel Latina Calcio. E di conseguenza potrà accadere anche in futuro che io e Paola potremo trovarci a discutere perché non condividiamo un qualche cosa, ma qualora accadrà, avverrà come una discussione fra due amici, semplicemente questo. Però in questo caso non è accaduta, quindi chi ha lasciato presagire con la volontà di insinuarsi nella prima crepa che può essersi aperta nella stagione, purtroppo per lui questa crepa la deve chiudere, perché in realtà questa spaccatura non c'è, perché ieri abbiamo sentito più allenatori, è vero, uno l'ho sentito io da solo, ma semplicemente perché non si può fare come i due carabinieri che vanno con rispetto per l'arma, dico come quelle due persone che vanno tutte e due a fare la stessa cosa, ma semplicemente ad un certo punto ci si divide i compiti, uno fa una cosa e uno ne fa un'altra. Di conseguenza io ho fatto un'audizione, ho riportato quello che è il frutto dell'audizione che ho sostenuto, abbiamo deciso tutti quanti insieme che probabilmente quella non era la giusta decisione. Allora abbiamo incaricato Gianfranco e Mauro di andare a prendere nel frattempo Mister Preda, che stava arrivando, perché era un'ulteriore audizione che avevamo. Ci siamo visti presso il mio ufficio tutti e cinque insieme a Mister Preda, e devo dire che fra i colloqui che abbiamo fatto in queste settimane il mister ha dato a noi, oltre all'idea di essere una persona molto competente, ma questa già l'avevamo così da, perché in realtà con il mister Preda ci avevamo visti sia all'inizio della scorsa stagione e sia all'inizio di questa stagione, ma ci ha dato anche l'idea di essere una persona che più degli altri aveva la fame e la voglia di venire in questa città, allenare questa squadra e portarla a perseguire quello che è l'obiettivo non soltanto della società, non soltanto credo di tutti quanti voi che siete qui quest'oggi presenti, ma di tutti i tifosi che sono qui fuori, che sono oggi in giro per la città e che stanno aspettando con ansia quelli che saranno i risultati di questa squadra. Allora io dico e concludo che in questo momento noi abbiamo avuto la fortuna in questo anno di aver perseguito un risultato, lo abbiamo detto più volte, storico, un risultato che ha portato e proiettato la nostra città, quindi non soltanto la scuola di calcio, non soltanto la società, ma credo tutta quanta la città, in un ambito in cui non eravamo mai stati. E io credo che anziché cercare di voler subito creare delle false crepe, dire delle stupidaggini, bisogna tutti quanti mettersi attorno a questa società, mettersi attorno a questi giocatori, mettersi tutti quanti attorno adesso al mister e a cercare, di prendendo esempio da quello splendido pubblico che noi abbiamo avuto domenica scorsa al Francioni, dove sul 0-3 per il Varese hanno applaudito la squadra come forse non mai lo hanno fatto. Ecco, io credo che questa riflessione deve far parte di tutti quanti noi, da quell'applauso, per dare la forza ulteriore qualora ce ne fosse bisogno a noi, al mister e ai giocatori, per perseguire un obiettivo che è di tutti noi, che è di tutta quanta la città. Grazie a tutti. Allora, e innanzitutto un caloroso saluto a tutti da parte mia. Chiaramente Pasquale ha praticamente detto tutto, quindi a nome mio e di mia madre non possiamo far altro che essere contenti che Mister Breda sia qua a Latina, perché noi, al di là dei vari colloqui, c'è una premessa mentale sulla base della quale abbiamo scelto il nostro allenatore. Come sempre avviene, quando dobbiamo scegliere qualunque figura in questa società, prima di tutto partiamo dall'identikit, sulla base di quelle che sono le nostre problematiche, di quelle che avvisiamo essere le nostre problematiche. Quindi
questo è un modo di approccio di lavorare che è diverso rispetto a tanti, quali casomai puntano esclusivamente sul mettere un nome, che forse probabilmente sarà più blasonato con una carriera maggiore, ma non ha l'identikit che a noi serve per risolvere quelli che noi riteniamo essere i nostri problemi. E devo dire, a ulteriore conferma, che con Mr. Breda, per dare esito positivo, per definire l'accordo ci sono voluti 10 minuti. Io francamente dopo giorni e colloqui vari ero anche un po' affranto, perché stavamo lavorando in maniera forte di giorno, di notte, e senza veramente quasi dormire, sacrificando i nostri lavori, le nostre famiglie e tutto, perché quello che a noi ci porta avanti è la passione. E questa passione che parte da mia mamma, da Pasquale e da me e poi tutti i dirigenti, perché altrimenti non potrebbero collaborare con noi, chi non ha passione qui dentro non ci può essere, questo è il concetto, ci spinge sempre al di là, ci spinge a cercare di fare sempre il meglio, e quindi questo, oltre all'amicizia, è un ulteriore comune denominatore di questa società. Siamo amici e soprattutto abbiamo tantissima passione tutti, non verso un nome piuttosto che un altro, ma verso questa maglia e verso questi colori. E ecco perché abbiamo pensato, dopo una serie di colloqui, di non ritenere più Mr. Auteri idoneo al nostro progetto, e tracciando l'identikit dopo una serie di colloqui, come vi ripeto, non di nome ma di profilo, siamo arrivati alla conclusione, ma non razionale, o meglio non solo razionale ma anche empatica, che Mr. Breda era la persona giusta per noi in questo momento. Sulla base di questo, in 5 minuti è stato definito l'accordo, intorno all'1:40 Mr. Breda alle 2:30 era già a Borgo Grappa pronto per dirigere il primo allenamento della sua gestione. Quindi, come diceva Pasquale, non posso far altro che accogliermi al suo appello. Cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, signori miei, perché la Serie B non è importante solo per noi, ma è importante per la nostra città, per la nostra comunità. È un lustro, una vetrina, un indotto economico, una e opportunità per tutti, sia dentro questa stanza che fuori. Cerchiamo tutti insieme e di far sì che tutto vada nelle migliori condizioni possibili. Quello che, concludendo, vorrei dire, ci ha insegnato molto su come noi dobbiamo avere rispetto di questa Serie B è stato il nostro tifo. Francamente, nella notte di domenica credo che nessuno di noi abbia avuto la forza di dormire, perché oltre all'amarezza per la sconfitta c'era il dispiacere per avere un certo qual modo deluso i nostri tifosi. Questo noi non ce lo possiamo permettere. Quindi poi lì a quel punto non diventa più una questione di uomini, di soldi, di crepe, di spaccature, che non ci sono a nessun livello in questa società, e forse ecco perché arrivano i risultati. Quindi questo ci ha spinto a voler intervenire con questa forza. Non pensiate mai che noi potremo deludere chi ci vuole bene e chi ci sostiene. Finché saremo qui dentro noi, questo non avverrà mai. Quindi detto questo, vi ringrazio.